Stavolta è realtà, il Crotone ha esonerato Mister Zauli, la squadra non farà come fatto qualche mese fa, se non sbaglio, verso ottobre, ovvero deciderà di assumersi, come fece prima, le proprie responsabilità e tenere il Mister. Stavolta è tutto vero, diciamo così, Zauli esonerato e scelta prevedibile, ma neanche troppo. Credo dettata dalla mancanza di risultati, non tanto di gioco, perché poi fondamentalmente le partite giocate nell'ultimo periodo non sono state mal interpretate, al di là di qualche errore, al di là di qualche situazione negativa. Poi il calcio è fatto di episodi, perché giustamente se uno di quei cross di Giron col Taranto andavano cioè, uno di quei cross veniva sfruttato meglio, si parlava di una vittoria e non veniva esonerato Zaul, ovviamente. Quindi è tutto molto relativo. Ovviamente il calcio è così e quindi bisogna prenderne atto. E bisogna prendere atto anche del fatto che il Crotone non vince da troppo tempo. Siamo settimi in classifica. La classifica è sì ancora corta, però negli scontri diretti questa squadra ha fatto veramente fatica. E credo sia stato anche dettato da questo il fatto di esonerare Mister Zauli, perché i playoff, perché ormai dobbiamo, tra virgolette, arrenderci al fatto che faremo i playoff sono tutti scontri diretti. Quindi se già nel campionato noi facciamo fatica a vincere gli scontri diretti, immaginiamoci nel post-season. Quindi evidentemente è stato fatto in ottica playoff questo cambio di panchina, anche per dare un po' una scossa all'ambiente, alla squadra, ad un ambiente che effettivamente non sta rispondendo più come tempo fa, perché le presenze allo stadio non sono stratosferiche, come anche la società ha ben detto nella precedente conferenza del presidente Vrenna. Però la situazione ancora vede il Crotone in lotta per una migliore posizione possibile in ottica playoff, e quindi bisogna correre assolutamente in queste ultime 11 giornate che mancano all'appello. E vi ricordo che è stato messo sotto contratto Mister Baldini, tecnico che comunque negli ultimi anni ha fatto molto bene, soprattutto se penso alla sua esperienza in quel di Palermo, e mi aspetto molto. Allora, il contratto dovrebbe essere fino a fine anno, poi ciò non implica che non si possa decidere di prolungare, eccetera, eccetera. Però per ora il contratto è fino a fine anno. Baldini negli ultimi anni ha fatto vedere delle buone cose, viene da un'esperienza non positivissima a Perugia, dove è rimasto per pochissime giornate. Lì si era capito ben poco, poi il Perugia è stato retrocesso, quindi problemi secondo me anche extra la gestione Baldini, però ce lo ricordiamo per i suoi trascorsi al sud col Catania, con Lecce e soprattutto con il Palermo, con cui ha fatto molto bene, riportandolo diciamo sotto al sole, ecco, diciamo così. Io do fiducia in lui, un tecnico di esperienza che conosce bene i playoff, conosce bene la categoria e potrà essere utile in questa seconda parte anzi, ormai ultimo quarto di stagione, per l'appunto in ottica playoff. Secondo me questo cambio è in ottica playoff. Al di là del gioco, al di là di come abbiamo interpretato le partite, e questo cambio è in ottica playoff. La squadra ha dimostrato di fare fatica a vincere gli scontri diretti e, ripeto, considerando che i playoff sono tutti scontri diretti di alto livello, serviva forse qualcosa in più, e questo qualcosa in più speriamo lo possa dare Mister Baldini, che ha utilizzato più spesso il 4-2-3-1, che non è un modulo adattissima come giochiamo noi, perché noi non possiamo prescindere dalle due punte. Secondo me Gomez Tumminello o comunque Gomez Comi devono giocare insieme, quindi sarà curioso vedere come vorrà scendere in campo Baldini, però questa squadra per caratteristiche non può prescindere dalle due punte, sinceramente non ce lo vedo un Crotone con un Gomez o un Tumminello in panchina che si alternano, fa 45 minuti l'uno e 45 minuti l'altro. Comunque,
del futuro poi parleremo. E ora c'è da aspettare, vedere un po' come si presenterà Mister Baldini e sia diciamo alla stampa come si presenterà e come si presenterà anche poi sul campo, che è quello che ci interessa maggiormente. Crotone che tra l'altro nella prossima giornata dovrà giocare, non ricordo onestamente che partita avrà in programma. Mancano, ripeto, ormai 11 gare, quindi andrà a Foggia, trasferta veramente, veramente difficile. Quindi questo è, signori, bisogna giocare fino alla fine per garantirci una posizione migliore possibile in griglia, playoff e poi vedremo. Io a questo punto mi fermo, vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.